festa dei nonni organizzata dalla nostra diocesi e poi vissuta da alcune parrocchie, è veramente un grande momento di aggregazione, tante forze, tante energie, tante persone che qualche volta per vergogna o per situazioni di vita non riescono a passare dei nostri luoghi. Ecco, questa festa è diventata un motivo per riaggregarli, per stare insieme, riattivare il tessuto della parrocchia, ma soprattutto sensibilizzare alle tante situazioni di povertà. E poi, al di là di quello che è, insomma, il gesto concreto, materiale, la cosa più bella è vedere, insomma, delle persone che vivono la gioia dell'incontro con l'altro. Beh, secondo la Chiesa i nonni sono un patrimonio da valorizzare, perché praticamente loro sono quel collante che tra i genitori e i figli, sono quelle persone che ascoltano, che molte volte sono che vengono rimproverati perché viziano i nipoti, però sono anche quelle persone che hanno la capacità di trasmettere un'eredità in base alla loro vita, alla loro saggezza, ai nipoti e quindi di guidarli e essere un ruolo fondamentale anche nell'insieme che è la famiglia. Chiaramente noi operatori della Caritas abbiamo raccolto molto volentieri l'invito della diocesana che ci è pervenuto tramite il nostro parroco Don Alessandro e ci siamo adoperati per cercare di dare il meglio di noi stessi in questa festa, in questa partecipazione, coinvolgendo anche e grazie all'aiuto dei vari gruppi parrocchiali e quindi in questa serata stiamo notando un fermento di gioia, di contentezza perché vediamo tante persone, giovani, anziani, nipoti, bambini che sono insieme in questa grande mensa che è poi la nostra comunità parrocchiale. In occasione della festa di Santi Angeli ricorre anche la festa dei nonni e si è pensato di organizzare qualcosa di bello e impegnativo per tutti i nonni e praticamente stasera daremo la cena e la pizza che organizzerà, no? Faranno i nostri giovani del Columella e soprattutto i pizzaioli salentini, grazie anche all'apporto fondamentale di zio Giglio. Ecco. Naturalmente la serata, come già detto, ha un titolo, Una carezza alla terza età. Don Attilio, come direttore dell'ufficio diocesano della Caritas, però ecco, viene a nome del vescovo a porgere un saluto a tutti quanti, in un'occasione che sapete è molto bella ed è anche per noi molto cara. Perché a nome del Vescovo, in quanto il arcivescovo nostro è fuori diocesi perché sta facendo dei servizi spirituali a Santa Città delle Terme, se no sarebbe stato presentissimamente presente. Presentissimamente presente. Esatto. Bene, a postissimo. E allora pensavo quest'anno in occasione della festa dei custodi e quanto la festa dei nonni di organizzare no, qualche cosa per la terza età, per la terza età. Anzi, questa iniziativa abbiamo intitolato così, una carezza alla terza età, d'accordo? Una carezza. Ma dobbiamo dire grazie ai pizzaioli salentini, all'associazione pizzaioli salentini, il presidente zio Giglio, che ha la pizzeria vicino a Salesiani, e anche la Com Artigianato. E poi un grazie a Fabio all'Istituto Columella che ha colpato l'Alberghiero sull'Acquario, in quanto il dirigente scolastico, il preside praticamente, ha dislocato gli alunni del quarto e quinto anno, sono maggiorenni, per preparare la cena e le pizze. E pizze sono state preparate soprattutto alle officine del DOS, alle spalle dei Salesiani, d'accordo? Comunque, tanti auguri a tutti e siamo un angelo di Dio, da momento siamo alla festa degli angeli custodi, angelo di Dio, bene, angelo di Dio che sei il custode.
Aspetta, con questo.